Capitolo 26. Alla fine, poveracci, scappano pure i limonacci. Una mattina, il limonaccio che portava a Cipollino la zuppa di pane e acqua, dopo aver deposto per terra la ciotola, si assicurò che la porta della cella fosse ben chiusa e che nessuno potesse ascoltare, e alla fine bisbigliò: «Tuo padre sta male, molto ammalato». Cipollino avrebbe voluto saperne qualcosa di più, fare delle domande, ma il limonaccio aggiunse solo che Cipollone non si poteva muovere dalla sua cella e concluse: «Bada bene di non dire a nessuno che te l'ho fatto sapere, potrei perdere il posto e ho una famiglia da mantenere». Cipollino non rifiatò. Evidentemente non bastava la divisa a fare un limonaccio. Il carceriere in fondo era solo un padre di famiglia che non aveva trovato un mestiere migliore per mantenere i suoi figli. Più tardi i prigionieri uscirono in cortile per la passeggiata e cominciarono come al solito a girare in tondo in tondo, mentre un limonaccio segnava il passo battendo il tamburo. Uno, due, uno, due. Pensava Cipollino, il ragno postino è scomparso senza dar notizie di sé. Sono passati 10 giorni dalla sua partenza e ormai è certo che non tornerà più. Non ha consegnato il messaggio, altrimenti la talpa sarebbe già arrivata. Uno, due. Il babbo è malato e non c'è da pensare a farlo fuggire. Come trasportarlo? Come curarlo? Chissà per quanto tempo ci toccherebbe vivere alla macchia, senza medici e senza medicine. Caro Cipollino, lascia ogni speranza e rassegnati a passare il resto della tua vita in prigione. E a restarci anche dopo morto, aggiunse mentalmente, dando un'occhiata al cimitero della prigione, di cui si vedevano i cipressi spuntare dal muro del cortile. Quel giorno la passeggiata sembrava anche più triste del solito. I detenuti, nelle loro divise a strisce bianche e nere, camminavano con le spalle curve e nessuno tentava nemmeno di attaccare col vicino. Sottovoce le solite conversazioni. Come per accompagnare la tristezza generale, cominciò anche a piovere, ma i prigionieri non potevano mettersi al riparo, perché la passeggiata si doveva fare con qualunque tempo. A un tratto Cipollino si sentì chiamare per nome da una ben nota voce nasale. «La talpa!» pensò, mentre il sangue gli dava un tuffo per la gioia. «Al prossimo giro rallenta!» aggiunse la voce. «Cara vecchia talpa, ce l'hai fatta!» Cipollino affrettò il passo e urtò col piede il detenuto che gli camminava davanti. Questi si volse e protestò. «Mi hai preso per un pallone?» «Alza la voce», bisbigliò Cipollino. «Tra un quarto d'ora saremo tutti fuori dalla prigione». «Ma sei matto? Fa come dico. Siate pronti. Si fugge durante la passeggiata. Fidati di me». Il detenuto pensò che a fidarsi non ci si perdeva nulla. Prima che il giro fosse terminato, il passo dei prigionieri era diventato più energico, più vivace. Le spalle si erano raddrizzate, perfino il limonaccio che suonava il tamburo se ne accorse e credette bene di elogiare gli ergastolani. «Così, così!» gridò. «Fuori il petto, dentro la pancia, indietro quelle spalle! Uno, due, uno, due!» Non sembrava più la passeggiata di un gruppo di detenuti, ma la marcia di un plotone di soldati. Quando Cipollino giunse al punto in cui aveva udito la voce della talpa, rallentò. «La galleria è pronta. L'imboccatura si trova un passo a sinistra dei tuoi piedi. Non hai che da saltare e la terra sprofonderà, perché ne abbiamo lasciata solo una crosta sottilissima». «Cominceremo al prossimo giro», rispose Cipollino. La talpa disse ancora qualcosa, ma Cipollino era passato oltre. Urtò di nuovo col piede il detenuto che gli camminava davanti e bisbigliò: «Al prossimo giro, quando ti urto col piede, gettati un passo a sinistra e salta, battendo forte per terra». Il prigioniere avrebbe voluto fare delle domande, ma in quel momento il limonaccio che suonava il tamburo guardava proprio dalla sua parte. Bisognava fare qualcosa per distrarlo. Subito un prigioniero gridò: «Ai!» «Che cosa succede?» strepitò il limonaccio voltandosi di scatto. «Mi hanno pestato un callo!» Mentre il limonaccio scrutava minacciosamente la fila per cercare il colpevole, alle sue spalle Cipollino diede il segnale. Il detenuto balzò fuori dalla fila, picchiò i piedi in terra e sprofondò. Rimase un'apertura abbastanza larga perché ci si potesse passare un uomo e Cipollino fece correre la voce. «A ogni giro fuggirà un prigioniero, quello che io urterò col piede». Così fu. Ad ogni giro un prigioniero balzava a sinistra, saltava nel buco e scompariva.
Per prevenire il pericolo che il limonaccio se ne accorgesse, dall'altra parte c'era sempre qualcuno che strillava forse, forte: "Ai, ai! Che succede?" tuonava il limonaccio. "Mi hanno pestato un callo", rispondeva una voce lamentosa. "Questa mattina non fate altro che darvi pedate, state più attenti." Dopo 5-6 giri il limonaccio cominciò a sentirsi piuttosto inquieto. Guardava il cerchio dei prigionieri che gli facevano intorno il solito girotondo e pensava: "Strano, giurerei che la fila si è accorciata." Poi provava che la sua era proprio una stupida fissazione, ma subito dopo ripeteva: "Eppure mi sembrano di meno." Per convincersi che la sua impressione era sbagliata, cominciò a contare i prigionieri, ma siccome questi giravano in tondo, gli capitò di non ricordarsi da quale aveva cominciato a contare e li contò due volte. Così li contò e il conto non tornava perché il totale era aumentato. Com'è possibile? Che stupida cosa l'aritmetica! Avrete già capito che il povero limonaccio non era troppo forte in matematica. Ricominciò il conto da capo e ogni volta che li contava crescevano di numero. Infine decise di non contarli più per non confondersi le idee. Guardò la fila, si fregò gli occhi, i prigionieri si erano ridotti alla metà. Alzò gli occhi al cielo per vedere se qualche prigioniero veleggiasse tra le nuvole e proprio in quel momento un altro ergastolano saltò nella galleria e scomparve. Cipollino non aveva cessato tutto il tempo di pensare a suo padre. Ogni volta che un prigioniero davanti a lui saltava a sinistra e si infilava nella galleria, gli si stringeva il cuore. Oh, se ci fosse il mio babbo! Ma Cipollone era chiuso nella sua cella e non c'era da pensare a liberarlo. Cipollino decise in cuor suo che avrebbe fatto fuggire tutti i prigionieri e lui sarebbe rimasto col padre. Non voleva la libertà se non poteva goderne anche col vecchio cipollone. Ecco, ora non restavano che 15 prigionieri. 10, 9, 8, 7. Il limonaccio sbalordito continuava meccanicamente a suonare il tamburo. Qui il diavolo ci ha messo la coda, pensava sgomento tra sé. A ogni giro ne scompare uno. Che devo fare? Mancano ancora 7 minuti a finire la passeggiata. Il regolamento è regolamento. E se prima della passeggiata sono scomparsi tutti, ecco, ora ne restano solo 6. Ma che dico, ne restano 5. Cipollino aveva la morte nel cuore. Provò a chiamare la talpa, ma non ottenne risposta. Avrebbe voluto salutarla, dirle perché non poteva fuggire. In quel momento, il limonaccio finalmente deciso a porre termine all'incantesimo che gli aveva fatto sparire sotto il naso tutti i prigionieri, gridò: "Alto!" Restavano 4 prigionieri e Cipollino. Si fermarono sull'attenti e si guardarono in faccia. "Via, presto!" gridò Cipollino, prima che il limonaccio dia l'allarme. I prigionieri non se lo fecero ridire. Uno dopo l'altro si tuffarono nella galleria. Cipollino non si muoveva, ma ad un tratto si sentì afferrare per le gambe. I suoi compagni avevano indovinato il suo pensiero e senza tanti complimenti lo tirarono giù nella galleria. "Non fare lo stupido", gridavano. "Fuori di prigione potrei essere più utile al tuo babbo che dentro. Vieni via, presto!" "Aspettatemi, aspettatemi", supplicava piangendo il limonaccio che aveva finalmente scoperto il trucco. "Vengo anch'io, non abbandonatemi. Il principe mi farebbe impiccare. Fatemi venire con voi." "Aspettiamolo", ordinò Cipollino. "Dobbiamo anche alla sua scarsa conoscenza dell'aritmetica se siamo riusciti a fuggire." "Però facciamo presto", esortò una voce nasale al suo fianco. "Qui c'è tanta luce che non vorrei prendermi un'insolazione." "Vecchia talpa", esclamò Cipollino, "non possiamo fuggire. Il mio babbo è malato, chiuso nella sua cella." La talpa si grattò la testa. "Ho visto dov'è la sua cella", disse poi. "Ho studiato molto bene la pianta del carcere che mi hai mandato." "Ma faremo in tempo? Avresti dovuto avvisarmi prima." Lanciò un richiamo e, meno che non si dica, un centinaio di talpi si radunarono zampettando davanti a Cipollino. "Dobbiamo scavare un'altra piccola galleria", annunciò la vecchia talpa. "Questione di un quarto d'ora." Le talpe non stettero nemmeno a pensarci e si lanciarono nella direzione indicata. In pochi minuti la cella di Cipollone fu raggiunta. Cipollino ci balzò dentro per primo. Il suo babbo era là, sdraiato sul tavolaccio e delirava. Fecero appena in tempo a farlo scendere nella galleria, mentre nelle celle irrompevano le guardie che stavano facendo il giro del carcere per cercare i prigionieri, non riuscendo a spiegarsi la loro scomparsa. Quando si resero conto che i prigionieri erano fuggiti, pensarono spaventati alle terribili punizioni che avrebbero ricevuto dal principe e tutti d'accordo gettarono le armi, si infilarono a loro volta nella galleria scavata dalle talpe. Giunti in aperta campagna,
entrarono nelle case dei contadini, si spogliarono delle divise e indossarono abiti da lavoro. Gettarono via anche i campanelli che avevano sul berretto. Raccogliamoli noi e diamo ai bambini da giocare. Come dite, Cipollino? Cipollino? Dov'è? Ah, la talpa e Cipollino, credendosi inseguiti dalle guardie, si erano allontanati per un'altra galleria, abbandonando il condotto che portava in campagna. Ecco perché le guardie non l'avevano raggiunti. Ma adesso dove si trovano? Pazienza, lo saprete.